Un minuto con Padre Pio da San Giovanni Rotondo, dalla Via Crucis Monumentale del Messina, da questo splendido panorama in questa giornata di dicembre qui a San Giovanni Rotondo. Si intravede anche il Golfo di Manfredonia. Era un po', potremmo dire, anche il panorama che Padre Pio, 42enne, perché vogliamo raccontarvi qualcosa che è accaduto nel 1929, ecco, Padre Pio, 42enne, ammirava questo bellissimo panorama da questo conventino qui a San Giovanni Rotondo, in questa cittadina garganica. Cominciavano a venire tantissimi già dal 1919, e questa voce del trasferimento di Padre Pio da parte del Sant'Uffizio era sempre continuo. Infatti in questa giornata salì al convento Monsignor Alessandro Macchi, vescovo di Andria, nominato amministratore apostolico di Manfredonia dopo la partenza di Monsignor Gagliardi. Il vescovo ebbe un colloquio di circa 90 minuti con il superiore padre Raffaele da Sant'Elia a Pianisi, durante il quale chiese al guardiano, per il giorno dopo, sul far del giorno, cioè al mattino presto, la consegna di Padre Pio. Ecco, arriva Monsignor Macchi e chiede: Padre Pio deve venire con me. Padre Raffaele nelle sue memorie racconta quello che è accaduto, infatti scrive: niente meno Monsignor Macchi voleva che a qualunque costo la mattina dopo, nelle prime ore, scrive Padre Raffaele, di notte, avessi caricato Padre Pio su un'auto e consegnato a lui, che lo avrebbe portato a Roma come se fosse un sacco di paglia, scrive Padre Raffaele. Cose da pazzi, racconta nelle sue memorie anni dopo, sull'accaduto del 3 dicembre del 1929. In realtà Monsignor Macchi parlò anche con Padre Pio, e lui scrive: entrai nella cella di Padre Pio, ho ripetuto anche a lui questa volontà, e scrive: Padre Pio disse: io me ne vado, faccio la vostra obbedienza, ma declino da ogni responsabilità. Scrive il Monsignore: mi parlò infatti Padre Pio di quanto un'altra volta doveva partire ed un giovane, quello che accadde nel 1923, lo voleva colpire con una pistola alle spalle. Eravamo nella chiesetta antica di Santa Maria delle Grazie. Monsignor Macchi, dobbiamo anche affermare questo, che ebbe un giudizio critico, crudo, avventato nei confronti di Padre Pio da Pietrelcina, che non conosceva, infatti era appena arrivato, un giudizio che era soltanto frutto di dicerie ed accuse di parte.